Allora, ragazzi, l'ultimo esercizio lo possiamo fare disponendo 6 bottiglie di acqua piene a coppie in 3 file, 2, 4, 6, distanziate fra di loro di 2 metri, sì, di 2 metri. E questo esercizio riguarda la capacità di condurre la palla e di cambiare direzione in varie modalità. Adesso vi faccio vedere come sono più o meno disposte le bottiglie. Una e due, a 2 metri ci sono le altre due, e altri 2 metri di distanza ci sono altre due, tra virgolette, bottiglie d'acqua. Io parto da lì giù e vi faccio vedere cosa si può fare. Partiamo in conduzione con il collo del piede fino alla prima linea di bottiglie, cambio direzione con l'interno piede, girando strettamente. Vi faccio vedere subito. Parto da qui, dalla prima linea di bottiglie, con alterno, skip sulla palla, parto, conduzione, solo destro, giro con l'interno destro, giro con l'interno destro, vado all'altra fila, giro con l'interno destro, giro con l'interno destro e ho finito. La stessa identica cosa la faccio anche con il sinistro. Conduco con il collo sinistro, giro con l'interno sinistro, conduco con il collo sinistro, giro con il collo sinistro, vado all'altra fila, giro sempre con l'interno sinistro. E questo lo possiamo fare 2 volte con il sinistro, solo con il piede sinistro, e 2 volte solo con il piede destro. Finita questa prima esercitazione, cambio. Effettuando la stessa esercitazione con il cambio di direzione con l'esterno del piede. Quindi conduco con il collo destro, con l'esterno destro cambio direzione, conduco, cambio direzione, mi piego, cambio direzione, mi piego un po' come uno sciatore. Per cambiare direzione con l'esterno del piede. Con il sinistro conduco, cambio direzione, cambio direzione. Vado alla terza fila di bottiglie, cambio direzione, torno alla seconda fila, cambio direzione. E questo è il secondo esercizio con l'esterno del piede, 2 volte con il sinistro e 2 volte solo con il destro, quindi con l'esterno del piede. Terza esercitazione. Conduco palla sempre con il collo partendo dal piede destro, collo destro, collo destro, collo destro, collo destro, suola, cambio direzione, sinistro, 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 suola, sinistra, cambio direzione, destro, 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 suola, cambio direzione, sinistro, 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 suola, sinistra, cambio direzione, destro, destro, destro. Anche questo lo facciamo per 2 volte, questa esercitazione qui. Ultimissima esercitazione è questa qui. Parto sempre in skip sulla palla, quindi questo. Tengo 5-10 secondi, parto. Passaggino di interno alla prima fila. Vado di qui, tocco. Passo da dietro la palla. Passaggio più profondo, tocco. Passaggio piano, tocco. Passaggio piano, tocco. Faccio quindi un passaggino direzionato prima alla prima fila di bottiglie e poi alla seconda fila e raggiungo la palla prima che lei arrivi su quella linea e rifaccio il passaggio. Rivediamolo. Parto, skip, passaggino prima linea, passo da dietro, passaggino seconda linea, passo da dietro, passaggino terza linea, passo da dietro, passaggino,
assaggino e vado. Quest'ultimo esercizio non è semplicissimo, però è divertente. E con questo concludiamo la nostra sessione di allenamento giornaliera. Spero di essere stato utile e di avervi potuto concedere un po' di momenti di svago e di allenamento, appunto. E mi raccomando, rimaniamo a casa, che a breve potremo rivederci. Quanto più stiamo a casa adesso, ok? Un bacio a tutti, ciao ragazzi.